Francesco, la vostra richiesta di incontro con eh, il, la società di Autoline Romano è stata accolta, si terrà questa mattina? Sì, abbiamo una convocazione aziendale a seguito di una nostra richiesta dell'RSA dell'azienda, quindi sono stati convocati ufficialmente eh, le parti sociali. Eh, da premettere che questa richiesta era scaturita da una lettera che aveva inviato l'azienda in data 6-10, quindi noi subito abbiamo eh, tentato di procedere eh, legalmente con il tentativo di conciliazione. Questa conciliazione si potrà fare? Guarda. Se confermano quello che è scritto nella lettera, eh, io penso che ancora si andrà in modo diciamo, negativo. Speriamo che stamattina l'azienda ci potrà dire qualcosa di diverso, qualche elemento in modo positivo, perché le, fam le nostre famiglie eh, sono un po' diciamo, anche eh, preoccupate di questa situazione, ma non è tantomeno il 50% dello stipendio, è la tenuta dell'azienda, un'azienda che ha 100 anni di storia, questo a noi ci fa preoccupare. E poi la cosa che voglio dire è che anche molte associazioni del territorio Crotonese sono a nostro sostegno, eh, c'è un'associazione Margherita e un'associazione eh, Rom di Crotone che stamattina sono venuti a, a manifestare e a, a stare anche con noi, in mezzo a noi, sulla, come solidarietà e di questo noi li ringraziamo. Questa iniziativa di oggi è interessante, devo dirlo con molta chiarezza perché parliamo di differenziata ma in particolar modo parliamo del riutilizzo del vetro. Sì. Eh, questa campagna che mh, abbiamo denominata Trasparenti come il vetro è mh, una delle tante campagne di sensibilizzazione che noi stiamo mettendo in campo ormai da diversi anni il nostro ruolo è quello di là del, del, dei progetti di ricerca e sviluppo di promozione di start-up nell'ambito nell del settore del, del riciclo dei rifiuti eh, punta soprattutto a, a promuovere una sana cultura ambientale noi siamo consapevoli del fatto che eh, la filiera dei rifiuti quindi la raccolta e la gestione dei rifiuti eh, finalizzata a dare una seconda vita al, eh, al rifiuto sia un, un elemento molto importante e per tutta la filiera della, la filiera della la gestione del, del rifiuto in, in se stesso. Noi quindi puntiamo a sensibilizzare le nuove generazioni. Le nuove generazioni saranno quelle che poi eh, nell'ambito della, uh, della vita quotidiana, all'interno delle proprie abitazioni, all'interno dell'attività sportiva, ludica o professionale, eh, consentono di eh, mettere in atto quei comportamenti eh, idonei a facilitare la gestione del, del rifiuto. La raccolta differenziata inizia da casa. Inizia in ufficio, inizia a lavoro. Quindi eh, è un momento molto importante. Più la raccolta differenziata viene fatta bene all'inizio e più eh, la filiera viene efficientata. Quando si parla di vetro, chiaramente si parla delle bottiglie, si parla anche dei bicchieri? No, eh, bicchieri no. Eh, da questo punto di vista noi abbiamo, ehm, proprio eh, nel caso di specie, abbiamo eh, realizzato un opuscolo che verrà distribuito nel, nelle scuole eh, per raggiungere quegli obiettivi di cui parlavo prima. E, e ci sono, eh, perché eh, può essere fraintesa, ehm, alcune circostanze possono essere fraintese, quindi per esempio il, il, il bicchiere non deve andare nella raccolta differenziata del vetro, ma va nella nel, nel differenziata. I barattoli, per esempio, quelle delle marmellate, dei sughi, quelle sì, le bottiglie sì poi eh, c'è anche un tema che sta venendo fuori in maniera molto importante che le vetrerie sono, sono delle aziende in delle imprese molto energivore quindi Coadiuvare la produzione del vetro raccogliendo più vetro possibile, quindi da riciclare, significa dover in qualche modo eh, contribuire ad un, eh, un abbassamento dell'utilizzo dell'energia dell per la produzione del vetro. Quindi sì, eh, gli obiettivi sono molteplici, eh, gestire bene la raccolta differenziata, risparmiare l'energia e abbattere i costi di produzione. Io le faccio alcune domande che riguardano anche il gruppo Baffa e queste case eh, di riposo. Perché chiaramente parlando eh, ho sentito quanto sia fondamentale l'attenzione verso la persona anziana e lo stile di vita che questa persona deve vivere. Ecco, come si vive in queste case di riposo? Ma diciamo che noi abbiamo una tipologia molto variegata di pazienti, nel senso che partiamo da una riabilitazione intensiva ospedaliera, dove il paziente giunge in casa di cura proveniente direttamente dagli ospedali per acuti. Poi abbiamo 10 posti dedicati alle cure intensive slacce, cioè dove si ricoverano tutti i pazienti con malattie neurodegenerative il loro percorso di recupero prosegue attraverso la riabilitazione estensiva ciclo continuativo e poi un servizio ambulatoriale. In più abbiamo una RSA anziani dove il paziente rimane perché non gestibile per motivi socio-sanitari a domicilio e un RSA medicalizzato dove giungono pazienti provenienti dai reparti per acuti della provincia, ma anche della regione, ancora instabili che hanno necessità di essere stabilizzati sul piano clinico prima di poter fare rientro al proprio domicilio. Questo libro che viene presentato oggi, che è un, diciamo, una ricerca che è stata fatta sulla qualità della vita e soprattutto su come migliorare la qualità della vita, da neurologo lei che cosa ci può dire? Ma eh, oggi è importante vivere sicuramente a lungo, ma è altrettanto determinante, essenziale poter vivere bene nel miglior modo possibile. L'essere anziani, la terza o quarta età, non può essere considerata semplicemente una condizione parafisiologica, in realtà è una condizione di vera e propria perdita della salute anche nella migliore delle ipotesi. E allora migliorare la qualità della vita eh, per quanto riguarda le attività sociali, di vita quotidiana, ma anche il semplice eh, potersi alimentare autonomamente, utilizzare i propri organi di senso per continuare a godere di odori e sapori, colori che la vita pone davanti anche in questa fase dell'età è determinante essenziale è quello che noi cerchiamo di fare in maniera tale da poter eh, far sì che eh, il paziente possa continuare nonostante avanti negli anni a provare sensazioni ed emozioni che rendano piacevole la propria esistenza insieme ai suoi familiari questa ricerca è stata presentata già nel 2020 e adesso si va avanti con questo lavoro perché chiaramente con il, cioè cambia, con il tempo cambiano quelle che sono le persone, soprattutto qual è lo stile di vita delle persone. E dopo il Covid lo stile di vita è migliorato? Allora guardi, lo stile di vita non può che essere peggiorato, lo è per tutti, figuriamoci per coloro i quali devono risiedere in strutture come le nostre. Certo il paziente in fase riabilitativa e che recupera e rientra al proprio domicilio, per lui le condizioni generali migliorano, il paziente che viene stabilizzato sul piano clinico e rientra al proprio domicilio, le condizioni da un punto di vista psicosociale migliorano nettamente. Il paziente invece che deve rimanere nelle nostre strutture ha sofferto la mancanza dei propri familiari dei propri amici, del proprio ambiente, poter trascorrere una giornata anche a casa, non poter fare rientro a casa in questi anni è stato davvero difficile. L'area centrale della Confcommercio, un'area che riesce a collaborare? Assolutamente sì, noi abbiamo avuto l'idea di, di area vasta proprio per, per questi motivi, abbiamo compreso già da tempo che c'è la necessità di superare i limiti amministrativi, e andare oltre per riuscire a rafforzare quello che è, è il concetto di, di area vasta, e rafforzare quelli che sono territori che hanno anche delle differenze tra, tra loro, ma sono più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono. Per quanto riguarda l'economia, ecco, nell'area vasta ci sono differenze? E ci sono diciamo, delle diverse identità territoriali, eh, l'Italia è fatta da, da tanti comuni, ogni comune ha per dire un piatto tipico, quindi ogni comune ha una propria identità, questo accade anche nell'area centrale della, della Calabria, eh, però vi sono delle azioni trasversali che diciamo, eh, sono un po' il, il motore dell'economia, dell soprattutto delle piccole e piccolissime imprese, perché non dimentichiamo che il nostro tessuto produttivo è fatto per lo più da piccole e piccolissime imprese sono microimprese e l'impresa diffusa, l'impresa familiare che sostiene tutti i giorni la nostra economia, queste imprese che stanno in questo momento subendo un durissimo colpo da, questo, eh, da questi rincari energetici e, e bisogna assolutamente provvedere, bisogna trovare delle, delle soluzioni non solo in termini di ristori ma in termini di sviluppo. Infatti sono tante le associazioni che si stanno ribellando un po' a questa situazione, no? il caro dell'energia, il caro delle bollette è diventato un segnale che questa nostra Italia già non può sopportare, immaginiamoci noi al sud. Eh, certamente eh, eh, ci sono dei settori più penalizzati come quello della, del, della ristorazione, eh, c'è cioè il settore della, della vendita dei prodotti alimentari, supermercati e eh, stanno avendo dei, dei rincari importanti. Noi sicuramente non possiamo sopportare, ma anche al nord c'è da dire, soprattutto per quanto riguarda la, la produzione, questi, questi rincari. Bisogna trovare un argine, bisogna trovare delle, delle soluzioni, se no eh, ci saranno è, diverse diverse migliaia di posti di lavoro che si andranno a perdere, questi posti di lavoro che non potranno ricollocarsi in alcun modo. Continua il vostro sit-in di protesta qui davanti alla sede di Romano, ma non ci sono novità positive per voi? Nessuna novità positiva nonostante la presenza ieri del, dell'onorevole Orso Marso, l'assessora ai trasporti, che purtroppo non ha, non, non ha dato alcuna rassicurazione in merito alla nostra problematica. Quindi in ogni caso voi andrete avanti senza sosta? E non abbiamo altra scelta e tutto questo ci dispiace per gli utenti ma non abbiamo scelte diverse se non quella di continuare affinché sperando che qualcuno ci possa dare delle migliori risposte. Eugenio da, da quanto tempo tu lavori con la Romano? Sono da 33 anni con la Romano. 33 anni che sono andati diversamente da come sta andando oggi. Eh vabbè, prima si andava meglio, si stava meglio con tutte le aziende, Io non dico solo la Romano perché c'erano altri temi, adesso sono cambiati i tempi, ci sono più spese, le aziende non ce la fanno, bisogna rinnovare i contratti, ci vuole più aiuto dalla regione, dallo Stato, non lo so perché così non si può andare avanti. Allora Paolo dobbiamo dire che siete in grande difficoltà. Perché si parla del pagamento degli stipendi ma se ne parlerà dopo marzo? Ancora non lo sappiamo. Ieri mattina è sceso e è venuto è passato a Crotone l'assessore Orso Marso, neo senatore, ha dato garanzie, tra virgolette, di aver avviato delle procedure per avere un'anticipazione su alcuni arretrati. Ma questo non scongiura purtroppo il problema che abbiamo in azienda. L'azienda oggi è... Ha pubblicamente, ha pubblicamente dichiarato che non ha la, 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 la capacità finanziaria per poter garantire gli stipendi. Quindi noi abbiamo percepito il 50% dello stipendio. Oggi chiediamo che vengano ororati i salari del, degli operai. Ieri c'è stato l'assessore onorevole Orso Marso a Crotone, ha incontrato i lavoratori, tutti i lavoratori, non c'è nessuna bandiera che partecipa a questo sciopero, quindi in prima persona io sono un dipendente del Romano Autolinee e quindi stiamo partecipando singolarmente e ha dato delle risposte, risposte positive, che eh, è un'anticipazione del contratto collettivo nazionale lavoro eh, che loro dov dovranno erogare a dicembre ma viene anticipato diciamo, di, 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 diciamo, di, di qualche mese. Per noi accogliamo positivamente questa disponibilità del, da parte del, della Regione Calabria, eh, però il problema ancora resta perché l'azienda sul, sul fatto che eh, invia una comunicazione ufficiale a tutti gli enti preposti dove lamenta alcune, alcune questioni e c'è un problema di fondo strutturale eh, di crisi. E questo a noi ci fa paura perché ci sono 220 lavoratori in questa azienda che lavorano e che fanno servizio su Lamezia, Catanzaro, Crotone, Vibbo, Cosenza e Rossano e ne approfitto per chiedere scusa a tutti i cittadini e a tutti i pendolari per il disagio che stiamo arrecando.